Vi presento Ordur Thorfason, un islandese. Loro modo di affrontare lo stesso problema. Grazie. Good evening, everyone. Buonasera a tutti. My name is Hörður Thorvason and I am from Iceland. And I would like to tell you that I am here as an individual. I am not belonging to any political or religious groups. Buonasera a tutti, sono Hörður Thorvason, vengo dall'Islanda e vorrei fare presente che io sono qui a titolo individuale e non faccio parte di alcuna organizzazione politica o religiosa. Now, I am here to tell you about what happened in Iceland in the winter of 2008 and 2009, a period called the Qatari Revolution, how it came about and the results of it. Vorrei raccontarvi quindi le vicende che hanno toccato il mio paese nell'inverno 2008-2009, in quella che è stata chiamata la rivoluzione del Soviet. È da 10 mesi che vengo invitato in diversi paesi a spiegare e raccontare la nostra rivoluzione, è una cosa che faccio con molto piacere. Vorrei partire da una presentazione di me stesso, di quello che ho fatto, di quello che sto facendo, perché possiate capire che mi metto molto avanti. Ci sono parti del mio intervento che dirò appunto a braccio e altre parti che andrò a leggere, quindi passerò a voi il mio testo. So, who am I? Quindi chi sono io? Io sono un attore. Sono un cantautore e sono un attivista dei diritti umani. Mi devo quindi riportare al 1966, quando avevo 21 anni. Lavoravo per una grossa compagnia islandese, molto importante, e a un certo punto mi fu offerta una posizione di alto profilo e io, con la loro massima sorpresa, dissi che volevo rifletterci per una settimana. Quella è stata la settimana che mi ha reso quello che sono. Quando sono entrato nell'ufficio ho detto che rifiutavo. Avevo due ragioni per fare questo, però non lo dissi a loro. La prima ragione è che il denaro non mi ha mai motivato per le cose, per le mie scelte. E l'altra ragione è che sono gay, sono omosessuale. And in 1966, being gay in Iceland. Nel 1966 essere gay in Islanda significava essere considerato un criminale, essere non solo salvando, ma essere diciamo considerato da uccidere, e pertanto la gente si comportava di conseguenza. But I knew in my heart I was not a criminal. Sapevo benissimo di non essere criminale, ma ci tenevo in modo particolare a vivere la mia vita, non secondo i criteri di altri. Quindi mi sono iscritto a una scuola privata di recitazione perché quello che volevo imparare era a ergermi a difesa di me stesso e dei miei diritti, e quindi poter imparare a parlare in pubblico, esprimere il mio pensiero. Io non so tuttora perché mi iscrissi lì, tant'è che però 4 anni dopo mi diplomai come attore professionista e all'interno del Teatro Nazionale Islandese. This had not been my plan. Quello non era stato certamente il mio piano, eppure dimostrai di aver talento, sia nella recitazione che nella danza, che nel canto, che nella composizione anche di canzoni e di poesie. E in breve tempo divenni molto famoso in Islanda. In breve io ero ovunque, ero in film, mi sentiva in ambito musicale, ero anche fotomodello, quindi facevo tante cose nell'ambito artistico. Però restava ancora in piedi questo problema, che ero gay, e tutti mi dicevano: mai dire in giro, non far sapere che lo sei. People told me how I should behave,
dicevano come gay dovevano essere, però io non sono una persona effeminata, eppure ero comunque messo al bando. E vedevo anche persone che, essendo magari più vistosamente gay, erano prese di mira, picchiati, maltrattati, non solo dalla polizia ma anche dalle persone comuni. Quindi quello che non accettavo era il fatto che non potessi vivere la mia vita così come ero, e soprattutto di vedere i miei concittadini maltrattati per lo stesso motivo, persone che non potevano avere casa, trovare lavoro perché gay, e allo stesso tempo dover tacere in quanto ero famoso. So one day I understood. A un certo punto mi sono reso conto che volevo agire su questa questione, non volevo più tacere, e mi sono chiesto chi è che può aiutarmi. Solo io stesso posso essere d'aiuto a me stesso e ai miei problemi. Quindi devo essere io ad affrontare la situazione e difendere i miei diritti. So in 1975. Nel 1975 rilasciai un'intervista e fu chiamata l'intervista del secolo perché tutti gli islandesi l'avessero. Sostanzialmente in quell'intervista rivelai di essere gay, e questo mi costò la perdita del lavoro, di occasioni di lavoro e infine anche l'esilio. Dovete abbandonare il paese e subì anche un attentato, oltre a varie difficoltà. I moved to Copenhagen. Quindi mi ero trasferito a Copenaghen, però vivevo diciamo, una situazione di veramente di disperazione, per cui pensavo addirittura al suicidio. Poi mi interrogai su quella che era la situazione che stavo vivendo e decisi che la cosa migliore era ritornare in Islanda e lottare per i miei diritti. Quindi lavorai come lavapiatti, come uomo del pulizia, per un po' di tempo per diciamo, guadagnare qualche soldo e potermi rientrare in Islanda. In Islanda, con i soldi risparmiati, affittavo locali per poter tenere concerti. Quindi sostanzialmente per un anno, il primo anno girai tutta l'isola, affittando questi locali per suonare. L'unica persona che in realtà si faceva viva era quella che era obbligata a farlo, cioè il custode, colui che mi apriva la sala e poi si intratteneva con me, eravamo soli, e quindi parlavamo della vita, di quello che significava per me vivere e non morire. All my songs. Le mie canzoni parlavano di sentimenti, di situazioni esistenziali, e quello che capitò è che un anno dopo, quando riprese a fare questa sorta di tournée in Islanda, non era più soltanto il custode che poi si tratteneva ad ascoltare il concerto e a parlare con me, ma anche amici e famiglia che nel frattempo il custode aveva persuaso a venire coinvolto, quindi c'era maggiore interesse. Questo mi apparve subito come il modo corretto di agire per appunto interagire con le persone, e a poco cominciai a frequentare, a radunare un po' di altre persone omosessuali con cui nel 1978 costruì un'associazione, l'associazione del 1978. To make a long story short. Nel 2008 il risultato è stato quello per i diritti dei omosessuali, che si è riconosciuta l'uguaglianza di tutti, l'uguaglianza dei diritti, quindi non solo al matrimonio ma anche all'adozione. E questo è stato proprio conseguenza dell'impegno continuativo di questa organizzazione gay. Quindi nella primavera del 2008 noi stiamo festeggiando questo grande evento, questo trionfo insieme ai politici, ma insieme anche alla gente comune, questa uguaglianza di fronte alla legge. Negli anni hanno imparato a lottare da solo per i miei diritti e a sviluppare e usare i miei talenti a questo fine, però attraverso anche l'organizzazione che avevo costruito insieme a queste persone gay era stato un lavoro di attivazione, in quanto nel momento in cui poi si era attivato questo gruppo di persone, di attivisti, io mi ero tirato fuori, ho fatto un passo indietro. In 1991 I was able to move back to Iceland. Nel 1991 ero stato in grado di ritrasferirmi definitivamente in Islanda. So I've been living there.
Nel 1991 quindi appunto ero ritornato nel paese e nel 2008, qualche anno più tardi, nell'estate, capitò un fatto molto importante, che un giovane ghanese aveva fatto richiesta di asilo in Islanda. Questo uomo ghanese aveva una moglie e un bambino. Praticamente da 2 settimane dalla nascita del bambino, nottetempo, si presenta alla polizia con un foglio di via, però in scritto in islandese, una lingua che neanche questo signore era in grado di capire. E furono deportati in aereo verso Roma. Io trovavo questa situazione assolutamente inaccettabile, e per cui quello che feci è stato di recarmi da solo di fronte al Palazzo di Giustizia e di dichiarare al ministro che sarei rimasto lì in presidio tutti i giorni alle 12, a mezzogiorno, e che avrei radunato amici, e questo finché questa famiglia non fosse stata riportata indietro in Islanda e come scusa non gli fosse stata concessa la cittadinanza. Per farla breve, ci sono voluti 2 mesi di lotta, però sostanzialmente hanno avuto successo perché questa famiglia è stata riportata indietro in Islanda, adesso hanno 2 bambini e vivono in Islanda felicemente come islandesi, perché sono cittadini islandesi. Now, in October the 6th, 2008, il 6 ottobre 2008, alle 4 del pomeriggio, il primo ministro Beharde diede un discorso in televisione molto difficile da capire, molto, molto duro, e lo concluse dicendo Dio benedica l'Islam. Mi dica I'm Icelandic. I've heard more about you people. Anyway, qui era una situazione assolutamente incomprensibile e si scatenavano presso proteste nel paese, nelle strade, proteste con cartelli, urla, e c'erano le banche chiuse. Il primo ministro, sostanzialmente i media, che sono posseduti tra l'altro dai partiti politici e dall'elite finanziaria, dicevano di stare tranquilli, di continuare a vivere la propria vita normalmente. Quindi l'11 ottobre gli Repubblicani Centro, nella piazza centrale, proprio di fronte al Parlamento, e mi sedetti lì a mezzogiorno, perché è l'orario in cui tutti escono per il pranzo, e cominciai a chiedere sia ai parlamentari che alla gente di passaggio che cosa stesse succedendo, perché c'era una totale confusione e nessuno sapeva veramente che cosa stesse in quel momento accadendo nel paese. So I stood there every day for a week at 12 o'clock. Quindi sostanzialmente ogni giorno per una settimana alle 12 mi sono recato a fare il presidio e ho cercato di coinvolgere quante più persone potevo, perché per me era importante connettermi, come avevo già fatto in passato, con altre persone, coinvolgere. E quindi fu molto importante mobilitare dei giovani esperti di internet, perché internet è uno strumento importantissimo di comunicazione e di mobilitazione, e poi creare un esercito non violento, perché la violenza è appunto purtroppo un rischio che si corre in queste situazioni. E quindi il 17 ottobre si realizzò questa grande manifestazione in cui coinvolsi amici, intellettuali, artisti, affinché ciascuno desse un proprio discorso, facesse un intervento di informazione, perché i media stavano assolutamente disinformandoci. And they did. And I planned always one male, one female speakers. Yes, e quindi così facevo, cioè c'era un'alternanza di interventi, di discorsi pubblici dati da un uomo, una donna, e nel frattempo ci rendevamo conto che quella bancarotta che era stata appunto annunciata e che questo crollo delle banche aveva coinvolto le 3 maggiori banche del paese e sostanzialmente stava rivelando come una bancarotta di proporzioni gigantesche proprio in ambito mondiale. Quindi sostanzialmente ci stavamo chiedendo come fosse potuto accadere che dopo che per anni c'era stato detto che eravamo uno dei paesi più ricchi del mondo
e lo eravamo, improvvisamente da un giorno all'altro fossimo divenuti uno dei paesi più poveri. E politici e banchieri dicevano che sostanzialmente questo era accaduto, non c'era una precisa ragione e non era loro responsabilità. E quindi praticamente il... They said this is nothing we can do. This is not, it just happened. È tutto così, quindi tornate alla vostra vita, vivete normalmente e smettete di protestare. Noi non eravamo assolutamente d'accordo con quanto ci veniva detto e il mio principio è quello di organizzare iniziative con questi criteri: stesso giorno, stessa ora, stesso luogo, stessa cosa, stessa attività. E quindi si realizzavano di grossi raduni di persone che erano anche molto diverse tra loro, con diverse attitudini, diverse anche idee, però quello che ci veniva, che è quello che io stavo cercando, erano sostanzialmente tre domande, su quelle poi ci concentriamo: di avere un nuovo governo, di che si dimettesse il consiglio d'amministrazione della banca centrale e che anche l'autorità di controllo sul sistema bancario si dimettesse, cioè fosse sciolta. Ad ogni incontro io chiedevo alla folla che si radunava: sono queste le tre cose che volete? E mi veniva sempre una volta risposto di sì. And then I asked them, do you want another meeting in a week from now? And they all said yes. Quindi sostanzialmente io chiedevo anche se queste persone, la folla che si radunava, gradisse un ulteriore incontro una settimana più tardi. E la risposta era sì. Questo rendeva tutto legittimo perché in qualche modo c'era un consenso che veniva raggiunto con le persone presenti. Poi arrivò il periodo natalizio in cui tutti erano concentrati ai festeggiamenti, tutti molto impegnati, per cui eravamo pochi a questi raduni. E quindi a quel punto i media cominciarono a occuparsi di noi. Quindi sostanzialmente riprendono come un idiota che non era seguito da nessuno. Si parlava quindi di me, screditando di quel persona, e media, tv, giornali parlavano appunto di questo caso senza che mai però mi intervistassero, mi parlassero direttamente. So, quindi sostanzialmente a quel punto la protesta era stata quasi sconfitta, però il leader deve guidare il proprio gruppo. Quindi il 20 gennaio, che era la data di riapertura del Parlamento, per il 20 gennaio lanciai di nuovo una donata e questa volta dissi: scendiamo in piazza con le nostre tazze, con le nostre pentole, con quanto abbiamo per fare rumore e rendiamo onore a questi parlamentari. I media non ne parlavano affatto, c'era un totale silenzio su questa protesta, e era come se noi non esistessimo, però ci sono stati dei media stranieri che se ne sono occupati. E i risultati hanno cominciato ad arrivare perché la maggioranza dei banchieri islandesi, dirigenti, altri dirigenti delle banche è stata sostanzialmente portata a processo e sotto indagine preliminare. All today, early this year, three of them. Tra di loro sono proprio sotto processo in questo momento con accuse molto pesanti. These are the people who claim to be innocent. Queste sono le persone che si proclamavano innocenti e adesso abbiamo anche un sottosegretario che sta scontando 2 anni di prigione e ci sono molti più casi che si stanno manifestando. Quello che abbiamo, per entrare nel dettaglio, un aspetto molto interessante è il paragrafo 45, cioè una nuova legge anticorruzione che si occupa appuntamente della nomina dei giudici. Perché i magistrati spesso erano nominati tra amici e parenti dei politici, spesso senza averne le qualifiche, adatte per la posizione di governo. Lo scorso marzo abbiamo visto una cosa incredibile accadere nel nostro paese, cioè il primo ministro, l'ex primo ministro, portato a processo con delle accuse molto molto gravi. This is very unbelievable. Abbiamo visto quindi l'elite politico-finanziaria portata in tribunale a testimoniare e provando ciò che noi già sapevamo. Talk show.
They prove to us. Sostanzialmente dimostrarono quanto totalmente incompetenti fossero stati e assolutamente corrotti, e con le loro stesse parole appunto rappresentarono quello che loro erano veramente. E cito: I did not know. Non sapevo. I did not see it. Non ho visto nulla. I did not understand it. Non l'avevo capito. I did not want it. Non lo volevo. I did not do it. Non l'ho fatto. I wasn't there. Non c'era. Each and every one of these people who had told us for years that they had to have millions in salary per month, because they were responsible. These were the answers. Queste persone che per anni ci avevano detto, che ci hanno spiegato che i loro stipendi milionari erano giustificati dall'alta responsabilità, questo si rivelava in realtà. Non avevano saputo impedire la bancarotta dell'Islanda. Avrebbero potuto farlo se fossero stati intelligenti come sostenevano di essere. Quindi per noi era urgente scoprire che cosa fosse andato storto. In noi non c'era il desiderio di vendetta, ma proprio di ricerca di verità. We started with the cutlery revolution of 5 months. La rivoluzione delle stoviglie era durata 5 mesi, è stato un processo lungo, e però abbiamo imparato una lezione che tutti noi cittadini dobbiamo essere vigili sulla nostra società. Dobbiamo tenere a mente che la linea di separazione tra follia e salute mentale è molto sottile. When Hitler was elected in 1933, quando Hitler era stato eletto nel 1933 in Germania, la Germania era un paese democratico con elezioni corrette. Each and every one of us. Tutti abbiamo il dovere di vigilare costantemente sulla nostra società. È un lavoro senza vacanze, senza pause. È un lavoro che deve essere fatto attraverso le proteste, ma anche attraverso la condivisione e l'attenzione verso tutti. Questa è la prima volta nella storia in cui i popoli si possono organizzare e intervenire in maniera aperta e efficace attraverso internet, perché è uno strumento veramente potente, una risorsa assolutamente da proteggere e tutelare, perché abbiamo visto negli ultimi anni tanti tentativi da parte dei governi di censurare la rete. Already. Ora tramite internet possiamo seguire non solo i fatti islandesi o italiani, ma anche i fatti che riguardano milioni di persone in tutto il mondo, dove ci sono suicidi, morti per fame, tremende tragedie dovute agli errori dei politici del mondo finanziario. La corruzione sarà pure una parte della natura umana, una parte anche della nostra cultura, però negli ultimi anni è andata veramente fuori controllo e bisogna fermarla. It will demand a lot of work of us. Richiede sicuramente tutto questo lavoro un sacco di coraggio e di sacrificio. La scelta è tra lottare contro la corruzione oppure fingere di non vederla. Però la speranza appunto è quella di poter andare avanti in questa battaglia. Il 15 ottobre scorso abbiamo realizzato una grande mobilitazione a livello globale in tanti paesi, per dire che noi non accettiamo questa situazione, e il 12 maggio prossimo ci sarà la prossima grande mobilitazione globale, per cui vi chiediamo, ed è molto importante, di controllare su internet, di attivarvi e possibilmente di partecipare. Work in the name of economic growth. Thank you. Tenete a mente che i diritti umani sono le pietre miliari della nostra vita, eppure troppo spesso siamo pronti a sacrificarli in nome di denaro, di potere o di crescita economica. Grazie. Ho dimenticato di dire una cosa importante.
in my country, when someone is invited to some place, it is a custom to say thank you, and I bring you a gift, a small gift. Nel mio paese quando si è invitati normalmente si ringrazia e si porta un piccolo regalo. Io vi porto un piccolo regalo. This flag is the symbol of the cutlery revolution. Questa bandiera è il simbolo della rivoluzione del vestito.